Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a Rivodora, il mio punto di accesso per la mia palestra d'enduro. Sono i sentieri calce e Tanoil, insomma, per allenarsi un po' in discesa facendo delle risalite brevi. Allo stesso tempo oggi vediamo un qualcosa da fare anche in palestra classica. Oggi siamo nella mia palestra Calisthenics Torino e ti faccio vedere dei circuiti di allenamento per la forza funzionale, per il potenziamento, utili per chi pratica la mountain bike ed in particolare l'enduro. È un circuito d'allenamento fatto di 3 esercizi, quindi molto veloce, molto fluido da fare, con proprio un minima esigenza di attrezzature. Ti propongo 3 diversi livelli: base, intermedio, avanzati, però le logiche degli esercizi sono sempre le stesse. Quello che cambia è la difficoltà delle varianti che ti propongo. Solo 3 esercizi, ma all'interno di questi 3 esercizi condensiamo più muscoli che alleniamo e anche più qualità. Primo esercizio della serie sono gli esercizi, i piegamenti o esercitare la forza in spinta sulla palla svizzera, unitamente all'allenamento del core strength e del core stability, quindi forza e stabilità a livello dell'addome, dell'unità centrale. Il primo semplicemente fare dei crunch alla palla svizzera, il secondo fare dei crunch più piegamenti, il terzo fare dei piegamenti appoggiando le mani sulla palla, quindi le condizioni di instabilità rende l'esercizio davvero difficile. Seconda categoria di esercizi per 3 livelli differenti sono le trazioni sul piano orizzontale. Anche questo è una tipologia di esercizio che può aiutare veramente a rendere più agevole il manovrare la nostra bici in discesa e non solo. C'è per 3 livelli d'appoggio, quindi il primo su un piano abbastanza facile per tirare, il secondo sul piano orizzontale e poi il terzo, una chicca particolare, torniamo di nuovo su un piano facile ma tiriamo portando le mani all'altezza del bacino. Ecco, questo rende la forza di tirata decisamente più tosta. Terzo esercizio della serie è un qualcosa che va a compensare quello che facciamo in bici, quindi in bici tendiamo sempre a stare molto curvi in avanti, in particolare in discesa andiamo ad affrontare delle posizioni di tenuta sempre curvi in avanti, dove andiamo specialmente in acidosi sui quadricipiti, poi in salita con le bici da enduro di nuovo lo sforzo principale è sui quadricipiti. Poi se noti, se non sei tanto in forma, quando arrivi dopo un po' che non ce la fai più in salita si avverte un fastidioso dolore alla bassa schiena, e quindi questi esercizi servono un po' a controbilanciare questa postura che abbiamo in bici e a potenziare appunto i muscoli della catena posteriore, quindi femorali, i glutei e la bassa schiena. Un esercizio per categoria, per 3 livelli differenti, ti consiglio di svolgere 4-5 circuiti per 10-12 ripetizioni per esercizio, riposi tra un esercizio e l'altro 20-30 secondi, al termine del terzo esercizio, quindi alla fine del circuito, riposi 1 minuto e mezzo, 2 minuti e poi ripeti per altre 4-5 volte. Quando senti di aver lavorato bene un dato livello, poi passi al livello successivo, quindi mi raccomando, livello base, intermedio, avanzato. Bene, con questo tutto, spero di averti dato degli spunti utili per i tuoi allenamenti per la mountain bike. Iscriviti al canale così mi aiuti a farlo crescere, lascia un like, lascia un commento se ti è piaciuto il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!